ringraziamo Giovanni perché veramente è una boccata di ossigeno in questo momento in cui tutto sembra asfittico. Chi pensava che la sua presenza oggi sarebbe stato un endorsement del popolo e famiglia è semplicemente stupido. Avete capito che c'è qualcosa di molto più grande, di molto più profondo. Tra l'altro, a me è sempre colpito che il motto che ha scelto come stemma è messo in manus tuas, che tradotto significa nelle tue mani. E questo è bello perché sono esattamente le ultime parole di Gesù Cristo prima di morire, che è Luca 23. E segna il passaggio dal mistero della morte al mistero della risurrezione. Ecco, noi non possiamo fare altro, dopo averti sentito, che mettere nelle sue mani il destino di questo piccolo, piccolo seme. Sarà, non è certamente il frutto, e non potrà mai essere il frutto del nostro progetto personale, se no è destinato a morire, è giusto che muoia, ma è afflato verso un ideale molto più grande. Noi abbiamo sempre avuto la consapevolezza fin dall'inizio che questa cosa non poteva essere, poteva cadere nella miseria di un piccolo progetto di potere personale. Ma c'è qualcosa di... Allora affidiamoci nelle sue mani, manus tuas, con questa consapevolezza. Sarà quello che Dio vorrà. Noi dobbiamo semplicemente metterci a tutto. Dobbiamo avere la percezione di essere strumenti di un progetto infinitamente più grande di noi, e quando anche un giorno riusciremo chissà che, alla fine dire siamo servi inutili. Unità, unità, unità. Solo queste condizioni allora potremo essere testimoni di qualcosa di nuovo, di una novità dentro, anche dentro il mondo della politica, che fa parte del nostro mondo. Solo così possiamo essere testimoni di una novità di vita, altrimenti siamo uno dei tanti piccoli movimenti che ci sono, ma non è così. Grazie Giovanni. Allora io chiedo scusa, riparto per Ascoli, vi assicuro, come ho detto, la mia preghiera. So che voi siete impegnati in tanti modi e avete compreso il senso del mio intervento, se ne parlate, parlate in questo senso, ripeto, non perché io lo capite, io ho messo la faccia sempre dappertutto, ma perché voglio che sia percepito bene il progetto che voi portate avanti. Che è importante. Che è importante questo, quindi e spero che queste mie poche parole vi abbiano aiutato, e lui lo ha, Gianfranco lo ha sintetizzato molto bene, a percepire che nasce qualcosa di nuovo. E quando nasce qualcosa di nuovo non bisogna mai spegnerlo con l'antico, bisogna lasciare che germogli, e siate profetici, a guardate con grande bellezza il futuro, perché il futuro è nelle mani di Dio, in mano sua. Sciogliamo l'assemblea!